Fa così. Buonasera. Buonasera, Fatime. Che si dice di bello in paradiso, Don Ciro? Ma questa settimana abbiamo messo mano a fare un po' di vino. Il vino? Che è un vino che usiamo in paradiso. E cioè? Il Lacrima Christ. Lacrima Christi. Non Lacrima Cristo. No, è il vino del masto. Ah, ecco. E mentre stavamo facendo il vino, io ho mannato delle persiche e le ho menate dentro. Che cosa sta dicendo? Le pesche? No, ma le persiche nel vino ci vogliono proprio. Ma lei è sicuro? Nella Lacrima Christi sì, ci vogliono le pesche? Sì, infatti Don Pietro ha apprezzato questa cosa, con un cuppino ha preso questo vino, l'ha menato a tutti quanti e diceva ubriacatevi tutti. Ma non funziona così, Don Ciro, in paradiso. Ne sono convinta! E mentre ci stavamo un po' imbriagando tutti quanti i santi, a me mi è venuto un po' di liquidazione. Ma che liquidazione? Un langurino! No, proprio un po' di fama, si è aperto un pettugge. Ho detto facciamo una cosa, Don Pietro, prendimi quell'agnello di Dio. No, scusi, Don Ciro, ma l'agnello di Dio non si cucina. Infatti Don Pietro si è incazzato, ha detto, tu mi fai perdere un posto. E c'è ragione, l'agnello di Dio toglie i peccati del mondo. Sì, ma se lo fai buono te leva pure la fama. Vabbè, mi cadono le braccia. Allora, mentre stavamo facendo questa triatriba con l'agnello, lo tiro di qua, lo tiro di là, a un certo punto mi hanno chiamato dall'America. Oh, e ho apparito. Sono apparso. Tu non ci stivi. No. Ma cosa volevano? Una festa? Un compleanno? No, cosa in realtà fare? Mi hanno chiamato perché mi hanno detto, caro Doncino, noi dobbiamo organizzare un bello funerale. Ma come funerale? Uè. E che perché in America quando fanno i funerali vogliono mangiare. Ah, questo è vero, si mangia. Ma avevo visto che avevano preso una malabbiata. Cioè? Stavano facendo un buffet con tutte sciavecarie. Cioè, cose brutte, schifezze. Marionesi, come... ketchup. Ketchup! E viustel. Ho detto, questo è già morto. Ne ho fnimmere cirra. Beh, effettivamente, dai. Il ketchup al funerale. Ho detto proprio, se ci vogliamo consolare, se ci vogliamo piangere il morto, facciamoci una bella tiana di fagioli al tutto. Cioè sarebbe? Che cozze che era dentro. Basta fagioli e cozze. Solo che erano proprio buoni, che a un certo punto è successo un miracolo, che i fagioli piangevano. Ma come piangevano? Hanno venuti i pellegrini. Sono venuti i pellegrini. Tu non ci stai? No, sono venuti i pellegrini. Hanno venuti tutti quanti là e questo odore del profumo, a un certo punto sei svegliato in morto. No, non ci credo, questo è un miracolo. E che ha detto? Ha detto, a me i fagioli mi hanno sempre fatto morire. Datemi un bello piatto a zaffù. A benvenuti a migliore. No, no.